Buongiorno ragazzi, oggi giornata di festa in casa Lambusta, quindi lavorerò da casa e poi vi farò capire perché è giornata di festa. Adesso devo andare appunto a prendere la torta. E mercati che stanno più o meno dove l'abbiamo lasciati ieri sera. Ho 36 km di autonomia con la macchina che beve come un non so cosa. Detto questo, e i mercati li abbiamo lasciati come li abbiamo, li troviamo come li abbiamo lasciati ieri, non c'è molto da appuntare, insomma sembra tutto più o meno nella norma e niente, poi ci aggiorniamo. Ore 11:40 ragazzi, mi sono andato ad allenare, mercati che sono più o meno simili a come li abbiamo lasciati poco fa. Giù ho un bel bordello, quattro ragazze in festa, ma io mi do, anzi sono pure scordato le chiavi della macchina, quindi mercati che non ci stanno dando nessuno spunto interessante, ma immaginavo, forse una calma apparente. Vediamo l'apertura delle 15:30, io vado a farmi una bella corsetta e poi ci aggiorniamo, no vi devo poi dopo far vedere l'allestimento sotto che è... Spero che si veda. Posso testimoniare il fatto che sono andato ad allenarmi, perché chiaramente si pensa anche che millanti allenamenti mai fatti. Scherzo. Allora vi avevo detto che devo farvi vedere, ma adesso non posso perché sotto, se no c'ho tutte quante ste streghe che cominciano a blaterare sul fatto che non le devo riprendere. Ma adesso arriverò. E nel frattempo ho mercati che sono sempre lì. Non lo so, volevo fare questo aggiornamento giusto per farvi vedere che avevo sudato, niente di più. Di capire, questo è il mio misero pranzo da sfigato, ok? Invece le signore? Sono trattate bene. Non so se vengo. Com'era che il sesso maschile era quello predominante? Com'era quella storia? Ah ragazzi, 22:55, oggi vi ho promesso di vedere i mercati e non li abbiamo visti, non c'era molto da vedere, ho gestito altro sostanzialmente, giornata di festa qui, quindi adesso mi prendo un attimo di respiro con voi prima di andare a dormire. Allora, sessione di oggi molto easy peasy, non ho proprio niente da appuntare se non il fatto che il mercato oggi mi ha dato sicuramente motivo di tenere la posizione, quindi quello che io... Quando vedete che ho una posizione per più giorni, io cerco di controllare se la corrente continua a tirare nella direzione che voglio vedere, insomma, presente, bella anche forte, nel mercato. Che possa quindi traghettare il mio trade verso il target. Devo semplicemente controllare la corrente. Se la corrente è ancora in direzione, perfetto. Se la corrente si sta rallentando, devo essere attento. Se la corrente si è fermata, devo stare più attento. Se la corrente si è invertita, è ora che comincio a fare qualcosa. Mi sembra che oggi il flusso della corrente sia moderatamente lo stesso rispetto a ieri, se non forse qualcosina in più. Vediamo a livello di struttura. Allora, innanzitutto, come dicevo, 22:56 adesso. Andiamo a vedere il mercato. Ho abbassato la finestra. Ok, dovremmo vederla adesso. Ok, allora, che cosa è successo oggi? Sostanzialmente, mercato che nella sua struttura è stato molto rotazionale, vuol dire che il prezzo è ruotato più o meno su se stesso, come una lavatrice, no? Che nella sua centrifuga sballottola i panni facendoli rotolare, no? Avete presente come... Avete presente una asciugatrice?
L'asciugatrice asciuga perché fa rotolare i panni così. Ecco, la stessa cosa è avvenuta oggi. Che metà, fine giornata, sono delle metafore che vi fanno capire realmente la professionalità di un trader. Vedete anche, vedete, insomma, la struttura del volume profile è effettivamente ben, più o meno ben omogenea, ma nel suo insieme questo fa anche capire a chi mi chiede, ma tu lavori solo col volume profile? Ma anche io ho studiato il volume profile. Ecco, non c'entra nulla. Non serve solo il volume profile, perché adesso se il purista del volume profile vedesse questo profile, quindi questa figura che vedete sulla destra, potrebbe dire il mercato è armonico, è ben distribuito. Nella sua struttura invece lascia dietro molte magagne, soprattutto sui massimi. Quindi ci sono determinate zone che io in maniera approssimativa vi indico qui, che mi hanno indicato che sostanzialmente il prezzo in quest'ultima fase è stato condotto da una liquidità che potrà essere recuperata durante la notte. E questa è la stessa cosa che più o meno è accaduta ieri. Mi fa ben sperare, sì, soprattutto per la notte e soprattutto per poi arrivare al target. Molto probabilmente, ragazzi, quando dico molto probabilmente, prendete sempre con le pinze. Nella probabilità non possiamo mai avvicinarci al 100%. Chi vi dice così vi sta mentendo. Ma sono moderatamente positivo, ottimista sul fatto che vengano fatti nuovi massimi storici, vengano raggiunti nuovi massimi storici che per quanto riguarda l'S&P 500, ricordiamoci che stiamo sempre lavorando sull'S&P Mercato Future, è più o meno sui 3.862, che è una decina di punti oltre il nostro target. Ricordiamoci, facciamo anche un altro giro dai campi per andare a vedere anche l'altro conto, lo short term e il long term, quindi quella posizione che è un po' più a carica, caricotta. Eccolo qui, ho scelto l'altra finestra. Anche su questo siamo ancora in posizione, mancano una decina di punti, una ventina di punti, scusatemi. Questa mattina siamo arrivati a sfiorare il target di una decina di punti, però siamo ancora lì. Vediamo, potremmo raggiungerlo nella nottata. Lascerò tutti gli ordini in macchina. Stiamo parlando di un deal sono più o meno 1000 punti, 1000 euro al lotto. Da qui, 6 lotti sono 33.400 dollari, ok? Di potenziale profitto che possiamo portarci a casa. Analizzeremo poi nel bene o nel male, vedendo come andrà a finire il trade, la gestione, se è stata giusta, se è stata sbagliata. Domani invece vedremo, e questo mi sono scordato di farlo sinceramente, come ho chiuso gennaio, perché siamo stati talmente presi dal trade che è iniziato a cavarlo tra gennaio e febbraio che ci siamo scordati di come ho chiuso gennaio. Tutto documentato e spero che appunto sia per voi un modo di capire come funziona questo. E molte persone si stanno cominciando ad aguzzare un po'. Per capire come funziona appunto questo mondo. Detto questo, ragazzi, io niente, vi auguro una buona serata, vi auguro una buona giornata, dipende da dove state vedendo questo video. Vi consiglio, se volete approfondire questo discorso, il nostro corso che trovate in link in descrizione, il corso gratuito, iniziate dal gratuito per capire come funziona e come ragiono, ma più o meno state capendo. La marchettata finale c'era, dai, c'è stato, dai. E ci vediamo domani.